Bentrovati. Questa sera la mia intervista vede come protagonista la dottoressa Maria De Lillo. Maria, grazie di Grazie. essere qua, che insieme al fratello dirige un'azienda, la DLSRL. Sì. Io so che sei molto impegnata, abbiamo aspettato per averti, ma cominciamo Grazie. dalla domanda più scontata. Le finalità di questa azienda, un po' la sua storia. Allora, la DLSRL nasce 40 anni fa dall'idea del mio papà. E noi siamo la seconda generazione, io e mio fratello Andrea. E di cosa si occupa? Di automazione industriale, una parola difficile. Ma in realtà facciamo il controllo di processo delle aziende di produzione. Tutte le aziende che hanno una produzione che può spaziare dal food, quindi dall'alimentare o l'automotive, oppure qualsiasi tipo di produzione, ha un controllo di processo tramite i PLC, che sono delle apparecchiature elettroniche che vanno programmate. Questo tramite i nostri softwareisti riusciamo praticamente a dare supporto e migliorare le performance aziendali sulla produzione, sull'impatto energetico, sul miglioramento, sul telecontrollo, la supervisione. In più, che questa è l'attività storica di famiglia, praticamente nel 2005 siamo partiti con un piccolo negozietto eBay e nel 2016 con il nostro sito www.plcsiti.com, che praticamente è stata una bellissima scoperta. Oggi praticamente siamo 80 dipendenti. Pensi che il mio papà, quando nel 2008 è andato in pensione, praticamente ci ha lasciato con 5 collaboratori. Complimenti, mamma mia. E la cosa che più mi dà soddisfazione è che questa è la maggioranza femminile, 65% di DL è donna, e 19 ragazzi sono i ragazzi che abbiamo fatto rientrare dall'estero, che hanno avuto l'opportunità di non ritornare all'estero e che abbiamo aiutato anche a avere sgravi contributivi importanti, ma soprattutto abbiamo aiutato a costruire quello che stavano costruendo fuori, ovvero i loro progetti, la loro famiglia. E per me la soddisfazione più grande è avere il riconoscimento da queste persone e vedere loro che si realizzano. Non fuga di cervelli, ma rientro di cervelli in questo Rientro, il caso. rientro dei cervelli. Poi mi parlavi anche di due signore in stato di gravidanza. Sì, ci è capitato in questa crescita così importante di assumere anche due donne in stato di gravidanza. La prima era al secondo mese di gravidanza, che è venuta a fare il colloquio, e per noi abbiamo valutato le sue competenze, e lei dall'altra parte praticamente è una ragazza che è stata brillante, è stata con noi in azienda in presenza fino all'ottavo mese di gravidanza. Il nono mese è smart working, si è fatta 5 mesi di maternità, è ritornata con una bellissima bambina e ora sono già passati 2 anni che è praticamente con noi. Lavorano questi ragazzi in modo sinergico? In che cosa consiste il loro impegno Allora, poi? noi abbiamo 3 filiali, una a Monte di Procida, una a Casandrino e un'altra a Gallarate in Lombardia. E perché Monte di Procida? Perché praticamente abbiamo puntato sulla qualità della vita, quindi praticamente nel nostro paese natio siamo ritornati e abbiamo realizzato questo progetto di e-commerce. A Casandrino abbiamo tutta la logistica, i tecnici e anche una piccola academy per la formazione del personale. E Gallarate abbiamo una sede commerciale dove praticamente c'è la direzione commerciale e tutti i rapporti che avvengono con le case grandi costruttrici. È una bella realtà fatta di innovazione, ma anche di legame al territorio. Questa caratteristica mi ha colpito prima quando ci siamo incontrati a telecamere spente. Ecco, che cosa intendi di quando parli di legame al territorio? Che cosa non trascurate? Bene, io penso che è molto impattante la qualità della vita sulla qualità del lavoro svolto. Se io ho l'opportunità di lavorare in un ambiente sereno, di raggiungere il posto di lavoro addirittura a piedi, di tornare a pranzo a casa
quindi vedere la mia famiglia, i miei cari, di essere subito disponibile dopo il lavoro per svolgere altro, qualsiasi hobby, sport. Tutte queste energie positive le porto poi al lavoro, si trasforma in proattività e quindi attaccamento all'azienda, al progetto aziendale. E io parlo sempre di famiglia lavorativa perché non mi piace parlare dei miei collaboratori come dipendenti, dipendere da, ma è una collaborazione perché tutti insieme portiamo avanti un progetto. E quindi sono ragazzi che noi puntiamo su di loro, sulla formazione, su farli crescere, ma anche loro danno molto È all'azienda. un'osmosi continua fra voi e loro, È un chiaramente. win-win, io dico, perché praticamente oltre lo stipendio ci sono opportunità di welfare, come opportunità di incentivi, ma soprattutto alle persone più meritevoli o comunque con voglia di crescere, vengono sviluppati dei percorsi di carriera e di formazione. E questa è bello crescere insieme, quindi non solo come imprenditori, non solo come azienda, ma anche come lavoratori, insomma. Questa è bellissima questa cosa che hai detto, magari si potesse applicare in tanti altri settori, un po' come tanti anni fa il concetto di Olivetti, no? Di creare addirittura adiacenti alla fabbrica degli asili nido, cioè l'importanza appunto di essere in serenità con se stessi e lavorare con passione, con voglia, perché si profondono poi tutte queste energie di nuovo nel lavoro, quindi è Sì, importante. assolutamente sì, non bisogna guardarci lontano né nel tempo né territorialmente, è qualcosa che altri prima di noi hanno fatto, che va soltanto stimolato e far compreso che è una proattività che ritorna. Quindi invito veramente tutti quanti gli imprenditori innanzitutto a puntare sulle donne, che sapranno ripagarmi in gentilezza e in pari opportunità, ma in tutti questi giovani che veramente sono eccezionali, che sono costretti ad andare all'estero, che hanno qualità e che noi aziende dobbiamo soltanto incanalare nella giusta maniera per aiutarci a crescere. E questo impegno che tu profondi, quanto riesci a gestire senza trascurare la tua vita? Perché è un impegno È un importantissimo, impegno grandissimo. importante perché stiamo anche facendo un grande lavoro di brand identity, quindi praticamente a far conoscere sempre di più la nostra azienda, il nostro marchio. Sono tanti che ci chiedono l'opportunità di capire che cosa facciamo, anche perché nel nostro settore siamo veramente innovazioni, non esiste un'azienda con fornitura di prodotti e supporto e installazione che lo faccio online, che abbia 18 lingue parlate, che abbia un customer care che risponde 12 ore al giorno, che spedisca in oltre 150 paesi nel mondo. Quindi è qualcosa che ci siamo strutturati. E sono progetti innovativi che riusciamo ogni anno ad aggiungere un tassello in più. Tra l'altro, praticamente adesso a marzo usciamo con due divisioni nuove che supporteremo e che lanceremo in DL. Questo perché non ci siamo mai fermi. Dall'altra parte sono anche una mamma, ho due ragazzi di Appunto ti avevo fatto 13 e quella domanda, 13 e 15 anni e quindi moglie e madre, insomma, ma io lo penso di non fare niente di diverso da quello che fanno tantissime donne lavoratrici tutti i santi giorni che escono per lavorare, per sostenere la famiglia. Fondamentalmente si cerca di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità del tempo certo. e quindi E allora questo. magari tornerai una prossima volta e ci dirai perché ho visto siete sempre più in salita con progetti sempre più grandi, no? E ci aggiornerai su quella che è l'attività della vostra azienda. Va Grazie Rosaria, bene? grazie mille. Ringraziamo la dottoressa De Lillo, voi per l'attenzione e ci sono i siti
sui quali potete andare e vedere quelle che sono le attività e scorreranno tra poco anche le immagini. Grazie ancora. Grazie.